ha questi suoi modi, no? Di sorridere nel momento in cui ti sta fottendo. Io ero pronto con la pistola, io ho dovuto solo premere il grilletto. E noi eravamo dei gangster, non è così? Questi eravamo noi. Di reato. Dal furto, alle rapine, agli omicidi passando per i sequestri di persona. Lui era talmente famoso per la sua abilità di guida, io lo ricordo, che altre batterie lo chiamavano per farsi vedere e portare la guida alla macchina. Poi, siccome lui era un ragazzo serio, faceva le prove, vedeva se dal momento del sequestro fino alla consegna di chi lo doveva tenere riuscì. Prima lo sentivo nominare perché sapeva camminare, intendo dire che sapeva stare nell'ambiente. Era un ottimo guidatore di moto e soprattutto di auto. Infatti nelle operazioni lui guidava quasi sempre l'automobile. Era un tirapiedi, se così si può dire, dei proietti. Ha fatto una morte stupida perché dopo che era stato ucciso Giuseppucci, all'interno di un locale lui aveva brindato e gioito per la morte di Giuseppucci. Questa cosa è stata riportata a noi e quindi è stato aggiunto nella lista dei cattivi. L'incarico se lo sono presi Edoardo Toscano e Renatino De Petis, l'incensurato, quello che non faceva niente. Edoardo mi raccontava che si era messo un trench con la tasca finta dove occultava la pistola. Quando è entrato, si è avvicinato a questi due o tre seduti nella sala gioco, ha tirato fuori la pistola, uno è svenuto, quello ha spalancato la bocca e lui gli ha piccato due o tre colpi in testa. Poi mentre andava via c'era il vigilante, si è inginocchiato, non mi ammazzare, e lui ha detto: ma cazzo me ne frega a me di te, io dopo che ammazzato ho fatto, e se n'è andato. Prima degli anni 70 eravamo due poco più che maggiorenni e già frequentavamo le galere. Avevamo in comune lo spirito ribelle nei confronti delle regole del penitenziario. Eravamo sovente, ci tagliavamo le vene per ottenere quello che non ci avrebbero mai dato. Usavamo il coltello quando era necessario nei confronti dei... Quindi eravamo... La nostra conoscenza era una conoscenza proprio di due criminali che si incontrano, si annusano e se dicono io e te potevamo andare di Selis che continua a stare in galera. Cioè lo aiuto finanziariamente, perché ormai io ero diventato non più l'accattone arricchito, diciamo, no? E lo aiuto finanziariamente, quando tutte le settimane attraverso gli agenti penitenziari gli mandavo almeno un etto di cocaina all'interno del carcere.